L'infiammazione di tipo 2 costituisce il denominatore comune alla base delle manifestazioni cliniche di patologie molto diverse tra di loro, e tra queste vi è la poliposi nasale. Per approfondire il ruolo dell'infiammazione di tipo 2 nella poliposi nasale e le novità della terapia, abbiamo chiesto l'aiuto di un esperto, il dottor Gian Enrico Senna, della Società Italiana di Allergologia, Asma ed Immunologia Clinica, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Buongiorno, dottor Senna, e grazie per essere qui con noi. Buongiorno a tutti. Allora, Allora, dottor Senna, quali sono le nuove evidenze scientifiche che descrivono i meccanismi fisiopatologici e l'infiammazione alla base della poliposi nasale? innanzitutto va detto che l'infiammazione tipo 2 non è altro che una cascata infiammatoria. Questo è un termine che è abbastanza tragicamente noto in questo periodo, perché quando pensiamo a cascate infiammatorie, pensiamo evidentemente a quello che è successo a livello polmonare col Covid. In realtà questa è una cascata infiammatoria fortunatamente molto meno patologica, che caratterizza tutta una serie di patologie che hanno espressione diversa a seconda di dove questa infiammazione si localizza. Di fatto praticamente tutto questo parte da un'alterazione di quello che è l'epitelio o la cute. Noi l'epitelio e la cute sono quello che ci divide, diciamo, dal mondo esterno, è quella superficie che fa sì che il corpo si delimiti rispetto all'esterno. Allora, laddove questo viene in qualche modo alterato, sia a livello cutaneo che a livello delle mucose respiratorie e bronchiale, questa alterazione, che può essere scatenata da allergeni, ma può essere scatenata anche da inquinanti nel caso delle vie respiratorie o da sostanze irritanti, ad esempio a livello della cute, favorisce l'attivazione di tutta una serie di meccanismi e di sostanze. Queste hanno il nome cosiddette di allarmine. Il termine mi sembra abbastanza interessante, perché evidentemente danno l'allarme che qualcosa non funziona, che qualcosa si è rotto, in questo caso evidentemente l'integrità o dell'epitelio o naturalmente della cute. E queste allarmine non fanno altro che creare a loro volta una catena, al termine della quale vengono richiamate dal sangue, dal circolo, delle cellule che sono un po', diciamo, l'attore principale di questa infiammazione, che sono sostanzialmente gli eosinofili. Questi eosinofili sono cellule che arrivano praticamente dal circolo, vengono in qualche modo direzionate nei luoghi a dove avviene l'infezione, e ovviamente l'arrivo di queste cellule crea infiammazione con delle espressioni fra di loro molto diverse. Perché, pur essendo il meccanismo che è questo, uguale per tutti, la manifestazione clinica varia, laddove naturalmente a livello bronchiale si crea broncospasmo, si crea edema, quindi sostanzialmente si crea difficoltà respiratoria e asma. A livello nasale si crea un'infiammazione che determina una importantissima produzione di edema e quindi la poliposi nasale, che non è altro che delle gocce, se vogliamo, piuttosto delle palline, se vogliamo, traslucide di edema. E poi a livello della cute, invece, dove l'infiammazione crea invece rossore, crea la formazione di eczema, che naturalmente è abbastanza facilmente visibile, in questo caso naturalmente, soprattutto a livello di alcune zone cutanee. Quindi sostanzialmente l'infiammazione di tipo 2 è una cascata di sostanze infiammatorie che richiamano alla fine una cellula che è l'eosinofilo, e quindi sostanzialmente l'espressione clinica è molto variabile, non tanto per quanto riguarda questo percorso di mediatori infiammatori, quanto nel dove questo avviene. Può avvenire a livello bronchiale, può avvenire a livello nasale, può avvenire a livello cutaneo. E altra cosa importante, può avvenire contemporaneamente, quindi può essere che una persona evidentemente abbia polipi, perché l'infiammazione si manifesta a livello nasale, ma possa anche avere asma, perché la stessa infiammazione si può verificare a livello bronchiale. Ecco, dottor Senna, noi sappiamo che appunto le citochine sono importanti in generale nell'infiammazione, ma quali sono le citochine principali e che ruolo hanno nell'infiammazione di tipo 2? Le citochine sono dei messaggeri, sostanzialmente, sono anche dei mediatori che fanno qualcosa, quindi sostanzialmente vengono rilasciate. Interleuchine ce ne sono tantissime, direi che in questo caso la 5, la 4 e la 13 sono sicuramente le più importanti. E
Qual è l'effetto di questi? Diciamo che hanno degli effetti fra di loro molto diversificati, nel senso che evidentemente determinano una formazione di edema, determinano una produzione di muco, determinano a livello bronchiale non solo una facilità alla broncocostrizione, ma anche all'edema stesso della parete, quindi la parete non è soltanto chiusa, ma addirittura è di per sé stessa con uno spessore maggiore legato all'edema. Determinano anche questo, soprattutto a livello bronchiale, quello che è il cosiddetto remodeling. Questa è una situazione in cui sostanzialmente il tessuto bronchiale diventa in qualche modo meno elastico, e questo è un dato molto importante perché la non elasticità, la perdita di elasticità e la perdita di capacità di dilatarsi del bronco crea quella che noi chiamiamo un'ostruzione fissa, che è un dato praticamente quasi irreversibile, che naturalmente fa sì che la persona che è affetta da questo tenga ad avere una chiusura bronchiale permanente e non più modulabile con la terapia. Ecco, dottor Sena, chiudiamo con una domanda sulla terapia. Il primo farmaco biologico indicato per il trattamento della polipsi nasale è il dupilumab. Qual è il vantaggio derivante dall'utilizzo di questo farmaco nei pazienti affetti da polipsi nasale? Allora, innanzitutto va detto che il vantaggio lo si vede anche dal risultato, perché i risultati dell'efficacia del dupilumab sono non soltanto estremamente interessanti in termini di risultato, ma anche di rapidità del risultato. Questo vuol dire è dovuto al fatto che, diversamente da altri anticorpi monoclonali, il dupilumab ha la possibilità di antagonizzare due interleuchine, in particolare la 4 e la 13, che praticamente sfruttano di fatto lo stesso recettore. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente riesce ad antagonizzare quelli che sono le caratteristiche dell'interleuchina 4, che è un'interleuchina che è prevalentemente rivolta un po' alla reazione allergica, che comunque tende più che altro a favorire la produzione di anticorpi che sono soprattutto le IgE, ma nello stesso tempo dell'interleuchina 13 è un fattore molto importante, perché l'interleuchina 13 è una interleuchina che favorisce il richiamo, ad esempio, degli eosinofili di cui parlavamo prima, ma nello stesso tempo che è implicata a livello, ad esempio, bronchiale in quello che è il cosiddetto remodeling. Quindi diciamo che questa azione non si esaurisce logicamente soltanto a livello nasale, ma laddove esista una concomitanza di asma, cosa che è molto frequente nei soggetti affetti da polipsi, diciamo che questo effetto positivo e antinfiammatorio, basato sull'antagonizzazione di entrambe le citochine, ha un effetto anche molto importante a livello bronchiale, quindi sostanzialmente la possibilità di un'azione su tutto l'albero respiratorio, le alte vie dove c'è la polipsi, le basse vie dove c'è l'asma.